dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Gli dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo». Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla terza domenica di Quaresima. Dopo quell'esperienza vissuta con Gesù nel deserto per 40 giorni con la tentazione e poi il salire sempre con lui insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte per scoprire la meta, inizia da questa domenica un itinerario tutto battesimale, nel quale il Signore, attraverso alcuni simboli particolari, vuole condurci a quella pienezza di una risposta della vita alla proposta della fede. Attraverso il simbolo dell'acqua, attraverso il simbolo della luce e quello della vita, il Signore ci accompagna quasi per mano a poter così entrare con Lui a Gerusalemme per salire su quel monte e consegnare la sua vita, affinché possa essere così riscattato il peccato dell'umanità. E oggi siamo in un contesto particolare, una pagina ben nota del Vangelo, che è la pagina della Samaritana al pozzo di Sicar, in una esperienza nella quale il Signore interpella direttamente la vita di questa persona. Lui è in cammino, sperimenta l'affaticamento, si ferma ad un pozzo mentre i discepoli sono andati a cercare qualcosa da mangiare. È un po' l'esperienza di quel popolo di Israele che camminava nel deserto dopo aver sperimentato la provvidenza di Dio a sete. E la sollecitudine di Dio si manifesta attraverso un prodigio particolare. L'acqua non sorge dal terreno, ma
ma piuttosto da una roccia. Sembra quasi l'impossibile che diventa realizzabile alla maniera stessa del Signore. E Gesù è lì. Chiede a questa donna, dammi da bere. Chiede a questa donna la possibilità di attingere l'acqua, ma quello che il Signore ha nella sua mente è la possibilità di intessere un rapporto che da incontro diventa dialogo. Sappiamo bene che per i giudei i samaritani erano infedeli all'ennesima potenza, erano considerati una classe totalmente inferiore, eppure Gesù è desideroso di vivere questo incontro. E questa donna si lascia incontrare, questa donna ha sete di un incontro e di una relazione, ha sete di poter scoprire una realtà totalmente nuova. Sembra paradossale. La donna dirà a Gesù, come mai tu che sei giudeo chiedi a me di bere, che sono una donna samaritana? E Gesù è pronto lì a far comprendere a questa donna che bisogna andare oltre la simbologia, oltre quella sete che sostiene la vita. Bisogna scrutare ciò che sembra invisibile, quanto piuttosto percepire quel dono che il Signore continuamente fa alla vita di ciascuno di noi. È una donna disponibile, è una donna che dall'apparente ostilità sperimenta la logica dell'ospitalità, di un'ospitalità reciproca, di un'ospitalità che ha la disponibilità a percepire la generosità stessa di Dio che si manifesta attraverso questo dono. Da quello che la donna rappresenta, sperimenta chi è colui che è dinanzi a lei. E questa donna non sa fermarsi lì, ha la forza di riconoscere il Signore e di andare come apostola ad annunciarla ai suoi fratelli. Dice loro, forse abbiamo trovato quel Messia che stiamo attendendo e tutti vanno da Lui per poterlo incontrare, per poter ascoltare la sua parola. E l'incontro, vedete, è l'incontro con l'altro che permette a Gesù di sperimentare quella esperienza di una verità che genera libertà, perché fino a quando non si vive di verità è difficile comprendere la bellezza stessa di Dio. E Gesù le svela il mistero, questa donna che aveva avuto 5 mariti e quello con il quale oggi viveva non era suo marito. È riconosciuta nella verità di una vita che probabilmente per questa donna significava difficoltà, significava incapacità a saper così manifestare ciò che davvero era, perché vedete, Gesù è quell'uomo che accoglie e non giudica la vita della donna. E allora quei mariti che erano gli idoli della sua vita, quei mariti che molte volte sono presenti nella vita di ciascuno di noi, che sono i nostri idoli, hanno bisogno di essere accolti e trasformati dal Signore stesso, hanno bisogno di essere rigenerati e soprattutto, potrei dire, riappacificati con la vita personale. E l'esperienza della Quaresima è tutta qui. È proprio questa disponibilità a poter riprendere il cammino nella verità per testimoniare la libertà che ci appartiene. E allora, fratelli e sorelle, abbiamo anche noi questa capacità di lasciarci vincere dalla forza della parola, di poter riconoscere anche noi quell'acqua che diventa non una sete che deve soddisfare il bisogno del nostro corpo, quanto piuttosto quella sete che dà la forza per poter intraprendere un cammino secondo lo Spirito del Signore, che è il suo dono. Accogliamo questo dono che può rinnovare sempre di nuovo la nostra vita. Buona domenica a tutti.